Cari amici, oggi vi spiego come installare il motore Rabby, questo qui, nella targa bici passeggino. Ok? Quindi la prima cosa che dovrete fare è togliere il parafango dietro, che c'è un video specifico che spiega come farlo. Poi dovrete montare questo blocchetto qui nel tubo sella. Vedete? Guarda, vi faccio vedere. Questo blocchetto qui va montato qua nel tubo sella. Non potete sbagliare perché vedete qui c'è la R di Rabby. Questo dovrà essere ovviamente in posizione dritta, non rovesciata. E questa levetta qua rossa dovrà essere a sinistra della bicicletta. Quindi voi cosa dovrete fare? Dovrete montare questo blocchetto qui, stringere forte. Ripeto, la R qua davanti in posizione dritta e la levetta questa qua a sinistra della bicicletta. Poi cosa dovrete fare? Dovrete con questo qui importante, questo qui non aperto, dovrete inserire così e questo prenderà il click, prenderà il click così. Una volta che il motore è inserito qua, dovrete schiacciare questa leva qui e il motore si abbassa con un pistone. Voi schiacciate qua e il motore, vedete, va a contatto con la ruota. Ecco, questo qui è molto semplice. Una volta che il motore è a contatto con la ruota, mettete al centro della ruota, dovrete, c'è il pulsante qui dietro che si accende, vedete? Si accende e si spegne. E tenete premuto 2 secondi e si spegne. Quando dovrete togliere il motore dalla bicicletta, dovrete prima fare questa fase qui, alzarlo e bloccarlo. Una volta bloccato, c'è questa levetta che dovrete tirarlo via così. Ok? Poi nel pedale ci va questo sensore qui, vedete? Nella pedivella. Perché? Perché quando dovrete girare i pedali, cioè la pedivella, questo sensore comunica al motore che deve iniziare ad assistervi, a spingervi. Quindi voi cosa dovrete fare? Questo qui, che all'interno c'ha una batteria, dovrete metterlo qui nella pedivella di sinistra, con le due fascette e il biadesivo. Quindi lo dovrete mettere qui così. E mettere un'altra fascetta. Lo mettete qua dalla parte interna, nella pedivella di sinistra, con 2 fascette e il biadesivo. E questo sta qui. Ok, vedete? Quindi, ripeto ancora, dovrete mettere questo blocchetto, così come l'ho posizionato io. Poi prendete il motore e lo inserite qua, vedete? Una volta inserite qui, che fa il click, schiacciate qua. E il motore si appoggia sulla ruota. Lo accendete qui e iniziate a pedalare. Quando iniziate a pedalare, il motore inizia a spingere nella ruota. Vi fermate, spegnete dal pulsantino dietro, alzate così e poi con questa levetta estraete il motore. Vedete? Ok, per qualsiasi domanda o dubbio potete sempre scriverci o chiamarci con i nostri contatti. Ciao amici!